Radio Z. Generazione Z. Eccoci pronti come ogni giorno con Generazione Z per portarvi fino alle 19, ma intanto, come anticipavano anche Isabella Palmisano e Simone Palmieri, che ringrazio e saluto, c'è con me solo per questa prima ora, quindi fino alle 18, Gazzelle. Ciao Flavio, bentornato. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, grazie. Allora, l'ultima volta insieme avevamo fatto addirittura la posta nel cuore, ricordiamolo a tutti quanti. Ma nel frattempo, così, in queste due settimane in cui non ci siamo sentiti, hai pubblicato non una ma ben due canzoni, tra l'altro. Perché c'è sia Lacrima sia Scusa, giusto? Sì, esatto, esatto. Ho fatto sta follia di far uscire due canzoni in tre giorni. Grande, insomma, beh, figata. Ci sta, ci sta. Tra l'altro, appunto, noi partiamo subito ascoltandoci Scusa, che in realtà è soltanto in digitale, non è nelle radio, ma noi ce l'abbiamo qua a Radio Z, quindi la mettiamo subito, subito, subito. Partiamo con Gazzelle, questa è Scusa. Fino alle 18 con Gazzelle, abbiamo ascoltato infatti la tua Scusa all'inizio. Vogliamo dire qualcosa intanto su Scusa e anche su Lacrima, che sono uscite in questi ultimi giorni? Eh sì, sono due canzoni molto importanti che ho deciso di fare uscire ravvicinate, proprio per trasmettere anche una coerenza e un messaggio unico. Certo. E niente, sono canzoni insieme come anche Destri, che insomma faranno parte di qualcosa di più grosso che uscirà più avanti. Che arriverà, ok, perfetto, così ci lasci con la suspense. Ma noi in tema di Scusa, non a caso, anche ieri abbiamo lanciato sui nostri social, anche voi al 335 30 10 25 continuate a scriverci, cioè abbiamo lanciato questa cosa: a chi volete chiedere scusa e perché? E così tu invece oggi, appunto in questa prima ora, ci aiuti a chiedere scusa, ci aiuti queste persone a chiedere scusa. Esatto, esatto. Quindi adesso tra pochissimo partiamo subito. Faccio da portavoce. Fai da portavoce, esatto, insomma, perché comunque devo dire che davvero ci hanno inondati di domande, più che di domande, appunto, di persone a cui evidentemente, insomma, in qualche modo devono chiedere scusa, e quindi poi tu li aiuterai a farlo. Quindi tra pochissimo facciamo questa cosa insieme. Allora, Gazzelle, abbiamo detto che appunto per questa prima ora aiutiamo a chiedere scusa alle persone. Allora, sul nostro Instagram è arrivato, per esempio, Ila San Martino, che dice: al mio ex, perché gli ho rotto così le palle che alla fine si è rotto lui le palle di me. No, non fa una piega. Non fa una piega. Che può fare per farsi perdonare? Boh. Ormai Non lo so, perché cioè, è il karma. Giusto, quindi ormai. Poi allora, per esempio, Princess Cree 08 dice: devo chiedere scusa alla mia prof di inglese per tutte le volte che... E poi lascia puntini, puntini, puntini. Cosa sarà? Avrà sbagliato qualche tempo verbale? Spero sia, esatto, solo qualcosa di così piccolo e non qualcosa di più grave. Peggio, esatto, no, speriamo di no. Allora, c'è anche Alessandro Reale, ma poi sono tanti quelli che dicono questo che ti sto per leggere. Cioè dice: devo chiedere scusa a me stesso. Bello. Bello, si può, sì, chiedere. Certo, si può, si deve. Bisogna sempre cercare di perdonarsi. Certo. È l'unico modo, penso, per poi anche perdonare gli altri. Assolutamente. Allora, tanti messaggi anche al 335 30 10 25 di gente che vuole chiedere scusa. A quanto pare, Flavio, tutti abbiamo a chiedere scusa a qualcuno. Allora, Luca dice: chiedo scusa a Carolina perché di quello che avevo dentro non le ho dato nemmeno la metà. Aia. La riconosco sta frase. Sì, ti è capitato. È una mezza cheat. Comunque, sì, succede. Vabbè, certo. Senza, io l'ho scritto in una canzone, quindi figuriamoci. Capita, sì, di accorgersi, diciamo, di non aver dato il massimo. Ma non vale solo per l'amore, ovviamente, no? Può valere per tante cose. Ah, certo, può valere in qualsiasi rapporto, anche, certo, o anche nella vita in generale, nel lavoro, in qualsiasi cosa. Torniamo tra pochissimo. Generazione futuro. Vostre richieste di scusa, e naturalmente Flavio Gazzelle qui con me vi aiuta. Allora, per esempio, sono Giorgia, ci scrivono al 335 30 10 25: vorrei chiedere scusa di cuore a Daniele, il mio primo amore, scusa se ho fatto la bambina, se non ho avuto un briciolo di maturità e soprattutto serietà. Brava, brava, fai bene a chiedere scusa per queste cose, però l'importante è che per il futuro, insomma, cercherai di migliorarti. Vero, giusto. Poi allora Rosa dice: scusa alla mia migliore amica che mi sopporta ogni giorno nonostante tutte le mie pare. Vabbè, penso che tutti abbiamo un amico un po' così, no? Sì. Però gli amici veri ti sopportano in tutto e per tutto. Esatto, cioè, anzi, l'amico proprio per eccellenza, diciamo, sta a sentire sempre tutte le pare di tutti, quindi.
quindi tutte le paranoie di tutti, certo. Se no, voglio dire, esatto, non così, il suo ruolo è quello, insomma. Allora continuate a scrivercelo al 335 30 10 25, ma anche sul nostro Instagram, ovviamente Radio Z Off. Su Radio Z invece fino alle 18 Gazzelle che vi aiuta a chiedere scusa. Allora, in tema sempre di amici, Giada dice: voglio chiedere scusa alle mie amiche Giulia, Paola e Linda per tutti quei casini che combino, però vi voglio bene. Ok, ok, scuse accettate. Ah sì, dai, anche lì, come dicevamo prima, tra amici i casini ci stanno, no? Beh sì, sì, è normale, dai, fa parte del rapporto. Poi Erika invece dice: probabilmente chiedo scusa al tempo perché non sono riuscita ad apprezzarlo quando avevo l'opportunità di poterlo fare. Sì, il tempo è proprio per definizione qualcosa di... che fuggeria, quindi occhio al tempo, non lo perdere. Non lo perdere. Poi Erika aggiunge appunto che queste canzoni, appunto penso si riferisca ovviamente alle tue ultime di cui parlavamo prima, Lacrime, anche Scusa, mi ricordano molto la mia vita, grazie. Prego, prego, sto qui apposta. È bello quello, no? Quando poi tu scrivi una cosa, ovviamente insomma pensando a te stesso, però poi insomma ovviamente risuona in tutti quanti. Sì, sì, è questo, penso, il fine della musica, no? Proprio essere veicolo di emozioni per le persone. Per tutti, è vero. Allora invece ci scrivono, per esempio, devo chiedere scusa a Gazzelle per non aver iniziato ad ascoltare prima le sue canzoni. Beh, non è un problema, l'importante è che le ascolti. Averti scoperto. Quando lo fai, va bene. Esatto, prima o dopo, scusa, giustamente. Ti perdono. Quindi bravo Junior che comunque hai scoperto Gazzelle, che sarà con me fino alle 18, resta lì e torniamo tra pochissimo. Radio Z, generazione futuro. Allora, Flavio, c'è Ale su Instagram, Radio Z Off, che ci ha scritto: devo chiedere scusa al ragazzo che ho lasciato in Italia per partire per l'estero. All'estero dove? Infatti Ale, dici dove, però se magari è andata per lavoro o per studio, d'altra parte insomma che deve fare, è giusto così, no? Ognuno deve pure inseguire le proprie, no? La appunto. Propria vita, le proprie esigenze. Poi allora, Vita Marchese, sempre su Instagram, ci scrive: scusa Giuseppe se t'ho messo le corna. Wow. Hai capito? Così. Spero gliel'abbia detto prima di adesso, ecco. Spero non l'abbia ecco, sì. Per la prima volta. È vero, Giuseppe. Speriamo che. Allora, perlomeno che tu non stia. Siamo tutti con te. Esatto, che tu non stia ascoltando Radio Z, speriamo in questo momento, se tu lo dovevi scoprire così. No, però è bello che, insomma, se un altro si chiede scusa, forse si è pentita, chissà. Beh, sì, speriamo di sì, dai, almeno. Non è scappata con l'amante, diciamo, quindi Giuseppe c'è ancora possibilità. Allora stiamo per chiudere questa prima ora insieme, però dopo ancora una domandina almeno te la faccio. E beh, non potevamo insomma che chiudere con la tua Destri Gazzelle qui su Radio Z. E in tema di questa canzone, allora ti dico l'ultima richiesta di scuse, perché Rob dice: volevo chiedere scusa a Giovanni perché sono scomparsa per ben due volte lasciando indietro appunto la famosa nuvoletta, credo anche molto grigia e grande. Succede di andare via così all'improvviso, no? Quindi di lasciare le nuvolette dietro come i cartoni animati. Sì, infatti, mi è piaciuta molto questa immagine, no, nella tua canzone. La nuvoletta, quella classica, appunto, quando uno va via, puff, puff. Tipo Willy il coyote. Esatto, infatti lei insomma chiede scusa perché dice non se lo meritava proprio. Vabbè, è nata così comunque. È nata così, dai. Grazie mille Flavio di essere stato con me insomma per quest'ora. Naturalmente ti aspetto quando vuoi, sempre per ora collegato su Zoom, poi prima o poi si potrà finalmente stare anche insieme, speriamo. Grazie ancora. Grazie a te. A presto. Bacio a tutti. A ciao, presto ciao. Con Gazzelle. Grazie a tutti quelli che hanno scritto appunto un messaggio. A tra poco. Radio Z, generazione futuro.